Questo è uno dei sensori che acquisisce i dati in tempo reale. Questi sensori sono sensori per l'ossigeno, per la salinità e per la temperatura, quindi noi come ricercatori li quantifichiamo attraverso le nostre ricerche e vediamo come questi possono essere alterati da azioni legate al cambiamento climatico, per esempio. Faccio vedere. Quest'anno abbiamo registrato un aumento fortissimo delle temperature a partire dalla metà di maggio, 8 gradi in 15 giorni, sono dei dati di temperature elevatissimi. Già a giugno avevamo delle temperature che normalmente noi registriamo verso la metà di luglio. È uno shock termico, come se avessero acceso un fornello sotto al mare. Quindi il problema non è soltanto l'aumento della temperatura media che sta avvenendo a seguito del cambiamento climatico, ma anche l'aumento di queste anomalie termiche e che risultano delle temperature superiori alle temperature medie degli ultimi 30 anni e quindi questo ha ovviamente delle importanti cause e conseguenze sugli ecosistemi. Qui in mare abbiamo i nostri impianti di allevamento dove alleviamo muscoli e ostriche. La combinazione nefasta di siccità e di innalzamento della temperatura del mare, per esempio un effetto immediato che ci fa è lo scatenare la voracità di branchi enormi di orate. Tra l'altro queste orate, stiamo parlando di 150-200 quintali di orate che arrivano proprio come se fossero cavallette nei nostri vivai, che noi abbiamo già perso un buon 40-60% della produzione. E parliamo di produzione perché noi produciamo un bene primario. Okay? Quindi è una cosa che noi vediamo già, un trend che va avanti da anni e lo denunciamo da anni, però non ci ha mai preso in considerazione nessuno. E una delle necessità per poter spiegare i fenomeni che avvengono è quella di acquisire più dati possibili per poter migliorare i modelli predittivi. Dall'altra parte, lavorando sugli ecosistemi, studiamo le risposte, ma non solo. Cerchiamo di capire come questi ecosistemi possono essere utili per trovare delle soluzioni di gestione. Quindi aiutare e interfacciarci con quelle che sono le richieste specifiche delle realtà locali, ma basandoci sulla natura, cioè avendo gli ecosistemi al centro. È una questione termodinamica, cioè se tu la pentola a pressione la carichi di acqua e ci dai fuoco sotto, questa poi, se non sfiata la valvola di sicurezza, scoppia. Noi dobbiamo togliere calore al mare, perché il mare è il più grosso termosifone che c'è nel pianeta, perché se si scalda il mare poi gli effetti dell'acqua calda si ripercuotono sulla terraferma con dei fenomeni, vediamo le grosse mareggiate, le bombe d'acqua. Cioè io, piuttosto dell'agenda Draghi, io sono per l'agenda Greta, mi dispiace perché tanti non la capiscono questa cosa, però bisogna trovare dei modelli diversi. Il mare si alza di 5 gradi, noi dobbiamo mettere pompe di calore, sonde per togliere temperatura al mare e per utilizzarla per fare energia elettrica. Invece che bruciare carbone e fonti fossili, dovremmo utilizzare questa temperatura del mare. È utopia? È realtà, perché da altre parti lo fanno.